sarà San Valentino e quale miglior modo di stupire il tuo partner con una golosissima torta Savoia? Sto parlando di un dolce siciliano con tre tipi di cioccolato, cioè il cioccolato bianco, il cioccolato fondente ed il cioccolato al latte, quindi che accontenta un pochino tutti i gusti. Per prepararla iniziamo dalla base. Con 5 uova a temperatura ambiente, 50 g di zucchero di canna, 90 g di farina, 50 g di fecola di patate ed un pizzico di sale. La parte invece più golosa, cioè la crema, abbiamo di bisogno 300 g di cioccolato fondente, 200 g di cioccolato al latte, 25 g di cioccolato bianco, 25 g di cacao amaro, 70 g di farina di nocciole. Se non la trovi, come nel mio caso, ti basta triturare e ridurre in farina la granella di nocciole, 60 g di burro a temperatura ambiente e 150 ml di latte, sempre a temperatura ambiente. Ecco pronta la torta Savoia, non è bellissima? L'ho decorata un pochino col cioccolato bianco, anche se me ne sono pentita, potevo lasciarla solo con il cioccolato fondente. Un consiglio: questo dolce nasce con la pasta biscuit, quindi con la pasta biscotto. Secondo me viene meglio con un pan di Spagna, quindi ti prepari un pan di Spagna con una ricetta classica che puoi trovare sul mio canale nella playlist delle torte. Dopodiché lo tagli a metà e lo farcisci con la crema. Niente di più semplice. Ma adesso la andiamo a tagliare e vediamo com'è. Io direi di tagliare la punta. Ho l'acquolina in bocca come succede ogni volta che vedo cioccolato. Prova a fondo cucchiaino. Le papille gustative cantano e non sai come cantano. Wow, fantastica! Sembra di mangiare un cioccolattino, né più né meno. Alla fin fine è tutto cioccolato. E poi, dato che ci sono all'interno le nocciole, sembra di mangiare anche una crema spalmabile alle nocciole. Veramente una torta paradisiaca che ti consiglio di provare.